Dopo anni di attesa, finalmente Square Enix ha tirato fuori il remake in HD 2D di Dragon Quest 3, un progetto che dopo un lunghissimo silenzio si è ripresentato come un qualcosa che va ben oltre il semplice remake. Durante il Direct infatti è stata ufficializzata l'intenzione di riproporre in questo stile tutta la prima trilogia, con il primo e il secondo capitolo che arriveranno in un unico pacchetto previsto per il 2025. Si tratta di un evento che ha una certa rilevanza storica, soprattutto per noi europei, anche se credo che in pochi se ne rendano conto. Oggi diamo per scontata una realtà come quella di Dragon Quest, una serie culto universalmente riconosciuta come il capostipite del JRPG, ma in realtà le cose non sono andate sempre così, e anzi il nome di Dragon Quest ci ha messo tantissimo ad ingranare in Occidente. Ho deciso quindi di fare questo video ricchissimo prendendo come punto di partenza una riflessione già affrontata in modo sbrigativo nel video dedicato all'ascito di Akira Toriyama nel mondo dei videogiochi, per cercare di ricostruire la complessa storia di Dragon Quest e della sua distribuzione in Occidente. E se pensate che il casino fatto con la numerazione dei primi Final Fantasy sia un vero e proprio scempio, tenetevi pronti perché con Dragon Quest Enix ha toccato delle vette negative inimmaginabili. Prima di iniziare però, se video del genere vi piacciono, sapete cosa fare. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi dei soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Come vi ho già detto, questo video non sarà una retrospettiva sulla genesi e le origini di Dragon Quest, quanto piuttosto un cercare di ricostruire la storia della sua distribuzione in Occidente. Per comprendere però questa cronologia a dir poco ingarbugliata, è fondamentale dare qualche accenno storico sulla nascita di questa serie. Informazioni che vedrete ci torneranno utili in seguito. In apertura ho definito Dragon Quest come il capostipite dei JRPG, ma in realtà questa affermazione non è corretta. Il primo Dragon Quest uscì in Giappone il 27 maggio 1986 e ci sono parecchi esempi di JRPG pubblicati su console e non precedenti a questa data. Già 2 anni prima, nel 1984, The Black Onyx aveva riscosso un buon successo in Giappone. Ironia della sorte, questo titolo fu sviluppato da un olandese che neanche parlava giapponese. Ci sono altri nomi come Xanadu, Tower of Duraga e Idlide che dimostrano come tante software house avessero provato a dire la loro creando una reinterpretazione nipponica dei GDR che spopolavano in Occidente. Non è un segreto infatti che Ori e Nakamura crearono il primo Dragon Quest con l'intento di replicare lo stesso fascino che avevano esercitato su di loro titoli come Ultima e Wizardry. La grande intuizione del duo fu quella di proporre un GDR, anzi un JRPG, pensato per il grande pubblico che potesse attirare tutti i tipi di giocatori e non solo i PC hardcore gamer dell'epoca. Se da una parte la concezione di game design di Ori fu determinante nel semplificare i tratti più ostici dei GDR, il successo universale di Dragon Quest lo dobbiamo anche ad altri due fattori: l'aver scelto come piattaforma l'allora popolarissimo Famicom e l'aver affidato l'art design del titolo ad Akira Toriyama, il compianto papà di Dragon Ball. Ripeto, stiamo semplificando enormemente tutto il lavoro che ci fu dietro al titolo, ma di base, se vogliamo ridurre la questione all'osso, possiamo dire che se oggi identifichiamo il termine stesso JRPG con Dragon Quest, non è tanto perché il gioco è stato il primo del genere, ma perché è stato il primo a proporre in modo molto appetibile una concezione di gioco di ruolo giapponese alla grande utenza console. E tutto il resto è storia. Però mentre la Dragon Quest mania, soprattutto a partire dal terzo capitolo, dilagava in Giappone, l'Occidente rimaneva a secco. Pensate che il primo Dragon Warrior uscì solo in Nord America nell'agosto del 1989, quando pochi mesi dopo, nel febbraio del 90, i giapponesi mettevano le mani sul quarto capitolo. I più attenti di voi avranno notato che ho chiamato il gioco Dragon Warrior e non Dragon Quest. Bravi, siete dei veri detective! La localizzazione occidentale stravolse completamente l'identità del JRPG. Il cambio di titolo fu dovuto a un problema di copyright, principalmente per evitare beghe legali con Simulation Publication, gli autori del GDR cartaceo che si chiamava proprio Dragon Quest. Se questa modifica è comprensibile, molto più discutibile fu la decisione di rimuovere tutti i riferimenti all'opera di Toriyama in favore di un art style molto più occidentale, che di sicuro sarebbe andato incontro ai gusti degli americani. Quello che rendeva Dragon Quest una produzione unica fu sostituito da un generico stile fantasy
trito e ritrito, ma fu cambiato praticamente tutto, non solo gli artwork sul box di cartone, ma ad esempio fu scelto di utilizzare anche un linguaggio aulico e desueto nei testi del gioco e furono eliminati alcuni riferimenti culturali che avrebbero potuto generare delle controversie. La lunga attesa però permise di avere una versione nettamente migliorata del gioco, che ora implementava un sistema di salvataggio e nuove animazioni per gli sprite, e nonostante si trattasse di una versione in parte annacquata del capolavoro che aveva travolto il Giappone pochi anni prima, Dragon Warrior riuscì ad avere un discreto successo anche in America grazie a una trovata di marketing. Il gioco infatti, come tutte le cartucce NES, era estremamente costoso per l'epoca e Nintendo, per liberarsi di tutte le copie rimaste invendute, decise di regalarle agli abbonati alla rivista Nintendo Power, aggiungendo un libricino di 64 pagine che fungeva da guida strategica e forniva informazioni aggiuntive sulla storia. I $20 dell'abbonamento a Nintendo Power erano tutta un'altra spesa rispetto ai 50 della cartuccia singola e l'estrema popolarità della rivista aiutò enormemente la diffusione di Dragon Warrior sul suolo nordamericano. Fino al quarto capitolo la storia però rimane più o meno la stessa. La serie va fortissimo in Giappone e in America continua a essere conosciuta come Dragon Warrior. I giochi arrivano con circa 2-3 anni di ritardo rispetto alla loro uscita giapponese e presentano alcuni miglioramenti e tantissimi cambiamenti stilistici che modificano l'identità stessa dei capitoli. In Europa, non c'è neanche bisogno di specificarlo, titoli del genere non arrivavano neanche per sbaglio. Questo equilibrio però si rompe nel 1995. Più o meno nel periodo in cui in Giappone usciva Dragon Quest VI su Super Famicom, la divisione nordamericana di Enix chiudeva i battenti, tagliando così i ponti con il mondo occidentale. Questo significherà la mancata localizzazione del quinto e del sesto episodio, e non solo. Infatti in quegli anni la popolarità della serie aveva raggiunto picchi inimmaginabili, fattore che spinse Enix ad allargare enormemente la portata del brand. Nascevano così spin-off sviluppati da terzi come Torneko no Daiboken, Fushigi no Dungeon, conosciuto da noi come Mystery Dungeon, e anche una lunga serie di remake. Quello del reimmaginare i titoli della serie è una pratica che accompagnerà sempre Dragon Quest, e l'arrivo della trilogia in HD 2D è solo l'ultimo passo di un cammino durato decenni. Prendete ad esempio i primi tre capitoli, quelli che poi adesso ci interessano di più in assoluto. Proprio come la collection prevista per il 2025, Dragon Quest 1 e 2 furono riproposti in una collection migliorata per Super Famicom, che sfruttava appieno le potenzialità del 16-bit Nintendo, aggiungendo anche tanti miglioramenti alla quality of life. Anche il terzo capitolo fu rifatto per il Super Famicom, e entrambi questi remake, la collection e la terza parte della trilogia, furono utilizzati come base di partenza per una nuova reimmaginazione, questa volta pubblicata su Game Boy Color. Non vi basta? Bene, sappiate che in Europa questi titoli sono arrivati per la prima volta nel 2014, quando ne è stato fatto un secondo remake per smartphone. Questa versione è considerata dai fan di lunga data abbastanza controversa, perché si prende un po' troppe libertà nel modernizzare l'art style con risultati dalla qualità altalenante. Rimane di sicuro la versione più giocabile di tutte, ed ha anche fatto da base per l'edizione che potete trovare su Switch, che sostanzialmente è un porting in HD di questo remake. Soffermiamoci però sul secondo remake, ovvero quello per Game Boy Color, che utilizzava come base di partenza la collection apparsa su Super Famicom. Uscito in America come Dragon Warrior 1 e 2, questa versione è interessante da analizzare, perché oltre ad essere una versione nettamente migliorata dell'originale NES, presentava una localizzazione molto più fedele all'edizione giapponese. Una scelta dettata da limiti di spazio, ma delle intenzioni ci importa poco. I nomi seguivano ora quelli nipponici, veniva abbandonato l'inglese aulico, ma soprattutto si notava un certo sforzo nel non sotterrare completamente l'art style di Toriyama nel packaging del titolo, anche se le versioni giapponesi rimangono tutta un'altra storia. Al Game Boy Color va riconosciuto un altro merito: fu la prima piattaforma ad ospitare un titolo di Dragon Quest, anche in Europa, non però attraverso un capitolo della serie principale, ma tramite la prima iterazione dello spin-off Monsters, che portava il gameplay tipico della serie nel reame dei Monster Collector, un tipo di approccio che aveva iniziato a palesarsi nei capitoli numerati a partire dal quinto episodio, ma che allo stesso tempo riprendeva e migliorava alcuni elementi del fenomeno del momento, quello dei Pokémon, scoppiato in Giappone solo qualche anno prima. A proposito, se volete una bella ricognizione storica sull'aria che si respirava nel 1996 nel mondo dei videogiochi, vi lascio il link a una retrospettiva che ho pubblicato qualche mese fa qua sul canale. Comunque, sospetto sia stata proprio la popolarità del brand Pokémon a convincere Eidos a fare da publisher per Monsters in Europa. E colpo di scena assoluto, mentre in America il gioco veniva ancora chiamato Warriors, così
debotto senza senso in Europa fu chiamato Dragon Quest. Vabbè. L'avvento della prima PlayStation segnò anche il ritorno della serie in Occidente. Nonostante la mancata pubblicazione dei due capitoli precedenti, a differenza di quanto accaduto con Final Fantasy, Dragon Quest manterrà la numerazione giapponese, anche se la serie continuerà ad essere conosciuta come Warrior e non Quest. Qui però dobbiamo fare ora un time skip enorme, perché la serie rimane confinata in Giappone per circa 4 anni, un lasso di tempo in cui esce di tutto tra spin-off, collection e remake. L'attesa però sarà ripagata con una pubblicazione fondamentale in questa storia. L'avvento di Dragon Quest 8 segnerà una nuova era per i JRPG. Si tratta di un titolo iconico, il gioco con cui un po' tutti hanno conosciuto la serie. Fu il primo episodio numerato ad arrivare anche in Europa, anche se da noi la numerazione romana venne omessa, direi anche giustamente. Vedere un gioco indicato come ottavo capitolo di una saga mai vista prima sarebbe stato a dir poco respingente e dispersivo per tantissimi giocatori. Il gioco però finalmente non proponeva differenze sostanziali né nella nomenclatura né nell'art style. Square Enix aveva finalmente capito che c'era spazio per Dragon Quest anche in Occidente. Dopo questo grande traguardo siamo arrivati nella parte conclusiva di questa ricognizione. Nel corso degli anni sono continuati a uscire tantissimi titoli appartenenti al brand di Dragon Quest e mentre tutt'oggi ci sono spin-off e detour mai localizzati all'infuori del Giappone, l'unico titolo della serie principale a non aver mai ricevuto un adattamento occidentale è stato il decimo capitolo, questo a causa della sua natura un po' particolare. Si trattava infatti di un MMO, quindi un titolo prettamente online, che fu proposto prima su Wii, poi su numerose piattaforme come Wii U, Windows, smartphone, 3DS e via dicendo. Quello che per me rimane un po' inspiegabile è la decisione di non aver mai localizzato il remake offline single player uscito nel 2017 su Switch, PS4 e Windows. Chissà, magari prima o poi Square Enix tornerà sui suoi passi. Infine vorrei sottolineare l'importanza rivestita da DS e 3DS nel popolarizzare la serie in Occidente. Mentre l'ottavo capitolo ha rappresentato il primo approdo, è stato grazie ai doppi schermi di Nintendo che la serie ha definitivamente conquistato il pubblico occidentale. Su DS sono usciti infatti anche in Europa i remake del quarto, quinto, sesto e settimo episodio. Piccola correzione in fase di montaggio, il settimo episodio ovviamente è uscito su 3DS. Scusate. Rappresentando così la prima possibilità di riscoprire le origini della serie. Oddio, non proprio le origini, ma insomma quasi. Non dimentichiamoci poi la presenza del nono capitolo, nativo su DS, e anche dell'altro ambizioso remake 3DS, quello dell'ottavo capitolo. È un peccato che si sia scelto di non pubblicare in Occidente i primi tre Dragon Quest riproposti su 3DS, scelta dettata probabilmente dalla volontà di non accavallare le riproposizioni Switch di cui abbiamo già discusso in precedenza. Ah, e non so se lo sapete, ma esiste una versione specifica per 3DS di Dragon Quest 11. Il titolo è stato praticamente pubblicato su qualsiasi piattaforma esistente, ma quella 3DS è la più particolare in assoluto, che sfrutta un motore grafico completamente diverso ed è cucita su misura sull'hardware molto peculiare del doppio schermo Nintendo. È un vero peccato che sia rimasta confinata in Giappone. Insomma, comunque, avete capito, non ci troviamo di fronte a un cambio di numerazione assurdo come è accaduto per Final Fantasy, ma qui abbiamo più che altro una serie che ci ha messo interi decenni ad affermarsi come fenomeno mondiale. A Dragon Quest è mancato un Final Fantasy VII in grado di convincere Enix o chi per loro che c'era spazio per questo tipo di giochi anche in Occidente e soprattutto in Europa. Quindi spero riusciate ad apprezzare ancora di più la portata di un evento del genere. La riproposizione dei remake in HD 2D dei primi tre Dragon Quest è un evento che a livello di importanza storica per la serie di Dragon Quest metto sullo stesso piano dell'uscita globale di Dragon Quest 8. Adesso però basta, perché se ridico un'altra volta Dragon Quest impazzisco. Spero che questa retrospettiva vi sia tornata utile, vi abbia appassionato e magari anche commosso. I miei video ogni tanto lo fanno, sì. Mi raccomando, voi supportate la conquista non violenta di internet.poro come meglio credete. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, dormite ori tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Dragon Michele Quest. Ciao! Ehi ehi ehi! Fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...
dico io. Ma vi pare normale?